Siamo al liceo scientifico di Petilia Policastro, dove tra poco, ecco, vi accingerete, insomma, a fare questa prova di evacuazione che comunque è prevista dalla legge. Il liceo scientifico, ricordiamolo comunque pure, che sta aspettando il polo scolastico, insomma, che venga trasferito al polo scolastico. Una cosa alla volta, professore. Allora, questa evacuazione. L'evacuazione, diciamo che è importantissima, importantissima perché i ragazzi in questo modo riescono a capire effettivamente come comportarsi in uno stato di emergenza o di urgenza. Per quanto riguarda la nuova sede, siamo in procinto, siamo alle ultime battute e fino a stamattina siamo un po' andati a controllare i lavori e sembra che stiano procedendo anche da un punto di vista, diciamo, della burocrazia e delle carte da mettere a posto per l'edificio e da qui a breve incominciamo ad organizzare il trasferimento. Professore, allora io prima all'inizio esordivo anche con la questione del polo scolastico. Dovremmo esserci, sarete anche più tranquilli da questo punto di vista, ecco. Sicuramente molto più tranquilli da un punto di vista della sicurezza, e considerando che in questo ultimo periodo, in quest'ultimo anno, diciamo, è successo di tutto, sciami sismici e tante altre diciamo, motivi che ci preoccupano. Ovviamente la nuova sede, tanti problemi non li avremo più. E quindi anche perché avremo spazi migliori dove operare, dove lavorare, potremmo fare sistemare i nostri laboratori, perché comunque noi i laboratori ce li abbiamo, purtroppo sono in kit e non li possiamo esporre. E anche un'altra cosa, abbiamo la possibilità di fare nuovi indirizzi che avevamo programmato già l'anno scorso, ma per questioni di spazio non possiamo fare. Dovremmo fare altri due indirizzi, uno di robotica qui a Petilia e un liceo musicale a Rocca Bernarda. In entrambe le località abbiamo il problema degli spazi. Quindi non appena abbiamo il problema degli spazi, avviamo la procedura alla provincia e alla direzione scolastica generale per la richiesta dei nuovi indirizzi. Bene, è chiaro che adesso farete questa prova di evacuazione controllata e ci saranno anche i vigili del fuoco, ecco, insomma, per cui assisteremo a questa operazione, va, diciamo, questa operazione che io sarà la prima volta per me, appunto perché non ne ho mai viste. Professore, allora diciamo che ci accingiamo a fare questa prova. Sì, sicuramente anche per noi è la prima volta, diciamo, che vede un po' un lavoro coordinato con i vigili del fuoco e effettivamente organizzata, diciamo, bene, speriamo vada bene, dal responsabile per la sicurezza, il signor Cavelli Salvatore, e comunque speriamo bene, insomma, dovrebbe andare bene. Grazie.